l'ha tenuto fuori dai campi, dalle piste di gioco per tanto tempo, è rientrato proprio la sua sesta partita, questa sera 3 gol in 5 partite, sta riprendendo forma, potrebbe giocare tranquillamente anche una squadra di A1. Tanto gol, subito gol di De Nitte, in alza schiacci sul primo palo, ha trovato sorpreso Cristian Cocco, va in gol Davide De Nitte e Scandiano in vantaggio dopo 1 minuto e 10 trascorsi del primo tempo, sblocca la partita Davide De Nitte. Oltre secchia stasera ci proverà qui Scandiano, anche se la partita è iniziata bene per Scandiano, in gol dopo 1 minuto e 10 secondi con Davide De Nitte. Tanto ora Scandiano che manovra con Alex Rocca, intanto sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio della gara. Alex Rocca vede il taglio di De Nitte, vede anche quello di Busani e c'è la sfortunata, stavolta autorete del capitano Davide Zanini. Rocca aveva girato sul diretto avversario, ha messo in mezzo per il taglio di Busani, è arrivato in anticipo Davide Zanini ma l'ha messa nella sua porta, poi va a chiedere scusa al suo portiere. Parte il conteggio, Cinquini, gol! Gol di Cinquini, corsa a distanza Montecchio, 2-1, segna la quarta rete Ernest Cinquini. Andiamo a vedere un attimo le statistiche, anche 0 su 1 su rigore diventa 1 su 2, mentre con un gioco di prestigio con la stecca, nulla da fare per la difesa del Montecchio. Va Busani, tira un po' strozzato, respinge Cocco, ancora Busani, Busani, gol! Gol! Esulta Nicolo Busani, si arrabbia un pochino Garzara, adesso chiama i suoi, dice che non è successo niente, giusto questo atteggiamento. Intanto Scandiano va a 3-1, gol di Busani, il rigore è battuto male, dobbiamo dirlo, poi è riuscito a riprendere la palla e a piazzarla stavolta con una traversa gol, è stato più fortunato di Uva, e quindi nono gol. Non sono ancora ambientati con la pista, intanto è entrato il top scorer della squadra, Garzaro per Marcon, doppia conclusione, gol! Gol di Marcon, 3-2 qua, disattenzione la difesa scandianese perché tiro è stato effettuato, Vecchi la parata, poi difesa scandianese ha permesso a Marcon di ritornare in possesso e tirare, stavolta la seconda occasione, Marcon ha realizzato la sua seconda rete in campionato. Barbieri, ora ritmi che si sono un pochino abbassati, Uva che si gira e cerca uno spiraglio per andare verso l'area, ora cerca anche Stefani, chiuso da Zanini che si sta registrando, ha registrato meglio la difesa rispetto a come era partita. Attenzione, gol di Stefani, gol, gol di Andrea Stefani, molto scaltro qua a vedere una pallina vagante, a incunearsi in area, gancio, mette a sedere Cocco e realizza la quarta rete scandianese, il suo terzo gol personale di questo campionato. Galiziano in possesso di palla, Uva, tiro, ha cercato di posizionarsi per colpire, attenzione ancora Rocca e poi conclusione diciamo da sotto le gambe di Amy, trova pronto Cocco, Cinquini, attenzione, entra in area, gol! Gol di Cinquini, marcatura leggera qua della squadra scandianese, permesso al Colored del Montecchio Precalcino di realizzare la sua doppietta, di portare a 3 le marcature del Montecchio Precalcino, ci crede il Montecchio ed è giusto che sia così, fa bene perché potenzialmente qualche difficoltà a tenerla, poi ce la fa caparbiamente, mette la palla dentro, attenzione Amy, non riesce a concludere dentro, bella palla di De Nitte qua per il 19 scandianese che era postato bene, attenzione, gol, gol di Pozzo, cerca tiro un po' velitario in questo caso, poi Stefani esce male ancora, attenzione, il gol, gol di Garzaro, e qua una disattenzione un po' clamorosa della difesa scandianese e Garzaro riesce per la prima volta a mettere la freccia del sorpasso per Montecchio Precalcino, e Montecchio 5 Scandiano 4. Doppietta di Cinquini, gol di Garzaro, Pozzo e Marcon, 5 per Montecchio, 4 per Scandiano. Zanini dall'altra parte, gol, gol di Garzaro, convalidato da Fermi, protesta la squadra scandianese,
time out chiesto da Cupisti, che vuole tutti i giocatori attorno a sé. Doppietta di Garzaro, Scandiano in blackout totale. Amy ha la possibilità di accorciare per Scandiano. Amy contro Cocco. Va Amy, gol! Gol di Amy. Vediamo se Scandiano cambia pelle. Peter Amy realizza la quinta rete per Scandiano, e quindi Scandiano 5, Montecchio per Calcino 6. Nona rete anche per Amy, 9 reti a braccetto Busani, Denita Amy. Quello che è più importante è che Scandiano è ritornato sotto solamente di un gol dopo una partita che si è fatta complicatissima, e ora vediamo se l'inerzia rimane. Lottano i due tra Barbieri e Cocco. Attenzione, Uva, Uva, gol! Gol di Uva. Scandiano pareggia subito ed esce dal timeout come meglio una squadra non poteva uscire. Settimo gol per Uva in questo campionato. Settimo gol. Scandiano, grossa paura. Il time out, diciamo che, attenzione, gol di Garzaro qua. Non si finiscono le sorprese. Montecchio precalcino subito. Torna in vantaggio 7-6. Squadra indomabile, veramente. Non si perde mai d'animo. E reagisce colpo su colpo. Terza rete per Garzaro in questa partita, il 7-6 per Montecchio Precalcino. Tutto da rifare per Scandiano. Parte Uva, gancio, gol! Gol di Uva! Parità ancora 7-7. Esecuzione perfetta di Alessandro Uva, 1-3 per lui. Quella giusta stavolta è stato. Rete per lui, ottavo gol in campionato. Quel che più conta che è 7-7 tra Montecchio e Scandiano questa partita dal punteggio. Palla dentro, recupera Busani che va in contropiede. Busani poteva tenere qua la palla, forse 1:05 da giocare. Scandiano, ricordiamo che in inferiorità numerica. Dalla Valle, tiro di Cinquini, finisce fuori. Zanini, Cinquini, Zanini, Cinquini, Garzaro all'indietro, dalla Valle, palla dentro per Cinquini, gol! Gol! Gol di Cinquini, pescato dalla Valle, conclude a 38 secondi dal termine.